Nel contesto odierno di anonimato e isolamento delle nostre città è importante la dimensione accogliente, familiare a misura d'uomo. Per questo va mantenuto sempre un clima di amicizia e fraternità in cui pregare e condividere esperienze, successi ma anche fallimenti. Questo è il mandato di Papa Francesco ai Cursillos di Cristianità, movimento di evangelizzazione nato in Spagna, a Mallorca negli anni 40, per opera di Eduardo Bonin Aguiló e dell'allora vescovo dell'isola, Monsignor Juan Hervas y Benet. Ai piccoli corsi di cristianità, l'esortazione del Pontefice è stata a continuare a far scoprire la bellezza della fede e della vita di grazia ad amici, conoscenti, compagni di studio e di lavoro. Voi non avete fatto proselitismo. E questa è una virtù. La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per testimonianza, ci ha detto Papa Benedetto. Cresce così. E voi non avete fatto proselitismo. È una grazia di Dio. A Roma e in Vaticano i cursillisti si sono ritrovati per la loro ultreia, antica parola spagnola usata dai pellegrini di Santiago di Compostela, che significa sempre oltre. Hanno festeggiato i 70 anni di storia europea e i più di 50 di presenza in Italia. Era infatti il 1963 quando si tenne a Fermo il primo corso. Da allora sono circa 70.000 le persone che ne hanno vissuto l'esperienza, oltre 10 milioni nel mondo. Il coordinatore nazionale Adriano Monaco parla della missione del Cursillo da persona a persona. La caratteristica del Cursillo è proprio di essere vicino alla persona, considerarla in quanto persona amata da Dio, quindi una persona unica con le sue diversità, con la sua anche sensibilità diversa, quindi riuscire ad avvicinare la persona con la propria testimonianza, diciamo per attrazione. Il Cursillo non è uno strumento, un movimento che si prefigge di dare risposte, ma soprattutto di far sorgere le domande nelle persone. Nei 3 giorni del corso di cristianità, animato da sacerdoti e laici, a colpire dunque la testimonianza, sottolineata anche da Papa Francesco. Per dare testimonianza è necessario riconoscere che tutto quello che noi abbiamo è dono puro, è regalo, è gratuito, è grazia. E questo non si compra, questo non si vende. È un cammino di gratuità, un cammino che non si può spiegare. Ma perché a me, Signore? Cosa devo fare? Ma dillo a altri, comunicare questo che il Signore ha fatto con me, con tanta tenerezza, con tanta bontà, con tanta misericordia. Questa è la testimonianza, ma la testimonianza amicale del dialogo fra amici. Scegliere di operare nel movimento, evidenziano i Cursillos, significa uscire, far conoscere a tutti gli uomini che Dio è Padre di misericordia. Papa Francesco invita ad uscire per andare alle periferie esistenziali dell'umanità. Padre Manuel Hinojosa, assistente spirituale per l'Europa. Il Cursillo tiene la missione di sacar. Il Cursillo ha il compito di far emergere e avvicinare il mondo dei lontani alla Chiesa e all'incontro con il Signore. Ciò che si sperimenta in un Cursillo è quello di rendersi conto che ci sono persone, uomini e donne, che se non fosse per il Cursillo non avrebbero possibilità di essere evangelizzati e di vivere un incontro con il Signore. Ovvero si tratta di periferie, non solo periferie sociali del mondo dell'emarginazione, ma di un'altra periferia più estrema, che è quella del mondo che si è allontanato dall'esperienza cristiana. Periferia más radical que es del mundo alejado de la experiencia cristiana.